il Givi Motor Day ci dà l'occasione per incontrare, così, per fare due chiacchiere al volo con i principali piloti bresciani della velocità, del trial, del cross, insomma, tutti quelli che sono venuti a trovarci questa sera, ma anche l'occasione per presentare in anteprima il team Honda LCR, il team di Lucio Cecchiniello, che schiererà nella MotoGP il campione del mondo della Moto2, Stefan Bradl. Team LCR Honda, parliamo di MotoGP, parliamo di moto con la M maiuscola, e Lucio Cecchiniello, un grande pilota che smesse le vesti del pilota, ha iniziato a fare il team manager con grande successo. Lucio, una stagione, quella di quest'anno, che ti ha dato ancora soddisfazioni, ma un futuro, il 2012, con un campione del mondo alla guida della tua moto. Allora, un flash sullo scorso anno e qualcosa sul prossimo anno. Guarda, per noi questo anno, il 2011, è stato il quinto anno della MotoGP. È stato un anno un po' difficile perché ci siamo ritrovati un po' in difficoltà ad adattare lo stile di guida del nostro pilota precedente, Tony Elias, agli pneumatici Bridgestone di nuova generazione, e abbiamo fatto fatica veramente un po' più di quello che pensavamo con lui. Però adesso stiamo cercando di ripartire con un programma nuovo, assolutamente pieno di ispirazioni, sogni e ambizioni, come chiaramente tutti gli anni e come tutti i nostri avversari, e speriamo tanto di poter fare la nostra parte nel campionato, che ci auguriamo sia avvincente. Allora, ci vuoi anticipare il nome della nuova guida? È il pilota Stefan Bradl, campione del mondo della Moto2, che è qui con me, ora ve lo presento. Allora, chiamiamo Stefan, vediamo se può raggiungerci. Allora, le domande le faccio fare a Lucio, passo direttamente il microfono a lui, così farà anche da traduzione. Allora, hi Stefan. Hey. Benvenuto a GV Motor Fest. Welcome to GV Motor Fest. Thank you very much, it's a pleasure. They would like, of course, to know how you feel with. Ti aspettavi di disputare una così grande stagione in Moto2 e di vincere poi alla fine il titolo? No, I expected not such a great season, but at the end it's a very, for me, unbelievable to. No, di sicuro non me l'aspettavo. Certo, sono partito per fare una buona stagione, ma alla fine il titolo è arrivato in modo inatteso e ora sono molto felice di continuare la mia crescita in MotoGP per il 2012. Questo per me è un sogno che diventa realtà. And this is for me is a dream comes true. Yeah, exactly. What I would like to ask if your dream when you started to race, it was really to arrive at the MotoGP class. Chiesto se il suo sogno era quello veramente di arrivare alla MotoGP. Yeah, for sure was a dream because every young. Sicuramente questo è un sogno che ogni ragazzo che corre in moto vuole raggiungere, arrivare alla classe regina, e adesso per me è arrivato un ingaggio per questa MotoGP, per questa nuova stagione. Feeling to have a contract in MotoGP. Do you already had a chance to test the bike and what do you feel about the bike? Hai già avuto l'opportunità di provare la moto? Che cosa pensi di questa moto? Yeah, I tested the bike 2 days in Valencia and I was really impressed because it was it's unbelievable how strong the bike's, a lot of power, and on the other side it's very, yeah, handsome to ride, it's smooth and everything goes not easy but not so difficult as I expected, and it's a great feeling to have so much power in the bike. Gli piace molto la potenza, ha detto sostanzialmente, lo riassumo, ha detto che per lui è stato un bellissimo feeling poter vincere il campionato della Moto2, è stato molto contento di poter arrivare alla MotoGP, non credeva di poter arrivare così presto, però è sempre stato definitivamente il suo sogno, e ha detto che ci ha tantissima adrenalina addosso perché ha provato una moto piena di potenza. E rientro io per ringraziare questi due giovanotti, un giovanotto che negli anni passati ci ha fatto battere il cuore quando vinceva nella 125 e un altro giovanotto che invece dovrà stare davanti nella MotoGP, una classe difficilissima, quasi impossibile da guidare, ma sicuramente loro faranno il loro meglio. Grazie e buona festa. Grazie, ciao ciao. Grazie, ciao, grazie.
Ok. Allora, qui con noi lo hanno già oramai conosciuto tutti, Stefan Bradl, il campione del mondo della moto 2. È un grande onore avere qui un campione del mondo di una categoria così difficile come è stata la moto 2, perché erano moto praticamente con lo stesso motore, quindi ci voleva la preparazione, ci voleva soprattutto la guida, e lui ci è riuscito. E logicamente per Stefan Bradl, come per tutti i grandi campioni, c'è stato il rito della firma degli autografi, delle fotografie, dei ricordi che gli ospiti della festa hanno voluto così suggellare per questo evento straordinario. Una serata comunque che poi ha visto protagonisti anche numerosi piloti bresciani delle diverse discipline, ma poi c'è stato anche un finale a sorpresa. Ma andiamo avanti e sentiamo la parola di altri ospiti di questa bellissima serata, ricordiamo GV Motor Day, Motomarche Visenzi Brescia. Abbiamo qui con noi una delle persone che ha fatto veramente la storia del motociclismo, prima come pilota e poi come imprenditore del settore. Io chiamerei qui con noi il signor Giuseppe Visenzi, so che è un po' timido, un po' riservato, ma io lo chiamo come ex pilota, signor Visenzi. Allora, complimenti per ancora una volta per questa vera iniziativa, per questa collaborazione, per questa joint venture, ma a lei il compito di salutare i nostri ospiti. Bene, voglio ringraziare tutti i partecipanti che sono intervenuti in questa simpatica manifestazione, e soprattutto i piloti bresciani, oltre che naturalmente il campione del mondo Stefan Bradl, che quest'altro anno correrà con i nostri colori, e naturalmente tutti gli appassionati, i nostri clienti e tutti quanti. Grazie a tutti. Rubo ancora un istante per ricordare l'impegno di questo signore nelle due ruote. È un impegno che è nato veramente quando ho smesso i panni del pilota, prima come commerciante di moto. Io mi ricordo quando ero piccolo così andavo a lasciarci gli occhi sulle vetrine in Viale Piave, il negozio storico, poi come industriale. Mi ricordo che lui veniva a misurare proprio, a prendere le misure delle moto nuove per fare i nuovi portapacchi, per fare un prodotto sempre più valido, sempre più performante, e oggi possiamo dire che è un leader del settore. Signor Giuseppe, una grande esperienza, dall'alto la mano della sua lunga esperienza, che cosa si vuole dire, come sta andando il settore? Sicuramente non è al massimo del suo lavoro, ma voi siete sempre al massimo. No, al massimo proprio no, però sicuramente bisogna convivere con la situazione economica attuale, che purtroppo non è solo in Italia, ma è un po' tutto il mondo, ecco, soprattutto bisogna resistere e combattere con la situazione contingente. Grazie ancora. Le sfide si vincono con la qualità, e qui la qualità c'è. Grazie signor Visenzi, Silvia, se vuoi. E abbiamo un campione regionale, un pilota che è arrivato secondo anche in un trofeo nazionale, lo vogliamo chiamare, vediamo se c'è, ed è Samuele Zuccali, pilota bresciano, trial. Eccolo qua. Samuele, vieni qua. Allora, sesto al campionato italiano TR2, che è la seconda divisione del trial, un campionato difficilissimo perché ci è appena entrato, però ha vinto il titolo regionale, quindi pilota principale in Lombardia, ed è anche stato secondo classificato al trofeo nazionale Master Beta. Samuele, allora, il trial, uno sport che tanti motociclisti quando lo vedono stortano un po' il naso, ma vi posso garantire che è uno degli sport più duri, più difficili da scalare, perché loro veramente scalano. Allora, e nella rassegna di campioni qui al GV Motor Day non poteva mancare un campione regionale di trial, ed è Samuele Zuccali, campione regionale della TR2, ma anche uno dei protagonisti anche a livello nazionale. Samuele, una bella festa in cui c'è di diritto anche il trial. Allora, com'è andata quest'anno? È andata abbastanza bene, si poteva fare meglio, primo anno nella TR2, sono abbastanza contento. L'anno prossimo vedremo di migliorare, allenandoci di più in questo inverno. Allora, il campionato regionale lo hai vinto, ma non è certo meno facile del campionato italiano, sono tante prove, ma sei anche secondo nel Master Beta nazionale. Sì, il Master Beta che ho perso per l'ultima gara con un pilota piemontese, ahimè,
e l'anno prossimo ce la metteremo tutta. Nuovamente in beta per il prossimo anno? Sì, nuovamente in beta, sempre con Team 3D. Rimaniamo sempre nel trial con un pilota che invece ha voluto impegnarsi a livello internazionale e ha vinto tutto quello che poteva vincere nella categoria TR2, dove è entrato lo scorso anno saltando due categorie da quelle proprio dei giovanili, ed è campione italiano, è quarto nel mondiale, terzo nell'europeo, ed è Giacomo Saeri. Giacomo Saeri, anche lui bresciano, pilota della Valtrompia. E Givi Motor Day non è solamente velocità, ci sono tanti campioni qui a Brescia, è l'occasione per incontrare anche Giacomo Saeri, un giovanissimo pilota di trial che ha vinto un campionato italiano della TR2 e lo ha vinto in modo straordinario. Allora Giacomo, il tuo titolo quest'anno, un risultato grande, perché come lo hai ottenuto? Sì, devo dire che sono molto contento perché quest'anno sono riuscito a vincere il campionato italiano TR2 con una moto di soli 125, di una sola moto di soli 125, e è fantastico perché sono il primo pilota a riuscirci. Allora, una stagione non certo facile nonostante le tue 5 vittorie, 4 vittorie su 5 gare. Sì, devo dire che il campionato è andato benissimo, sono riuscito a tenere un buon ritmo. Ho vinto 4 vittorie su 5, di quella che non ho vinto ho fatto solamente un secondo posto, quindi va benissimo così. Ma è anche vice campione europeo e anche sul podio del mondiale. Sì, esatto, anche a livello internazionale è andata benissimo. Peccato per il mondiale che si poteva fare un po' meglio, però ho dato comunque il massimo e sono abbastanza contento di questa stagione. Grazie per essere qui con noi e buona festa, a dopo. Grazie. È stato bravissimo quest'anno, si è inserito molte volte tra i professionisti quando ci sono state le gare assolute, sicuramente l'anno prossimo dirà la sua. Grazie a Giacomo Saeri e complimenti per il suo titolo italiano. E io lo vorrei chiamare qui con noi, tre volte campione italiano 2008, 2009, 2011, partecipa ai campionati internazionali ed è, oltre che essere un pilota, è anche un personaggio che ha tante attività di motocross. E qui con noi abbiamo il piacere di averlo, chiamarlo Matteo Aperio. Matteo Aperio, pilota di motocross di grande esperienza, ma è anche tante altre cose. Ce lo vuole raccontare lui? Tutte le cose. Quelle che almeno ci hai raccontato. Quello che ho fatto negli ultimi anni, ho corso col team Motobase, con Honda, ho vinto 2 campionati italiani negli ultimi 3 anni con loro, quindi sono state stagioni piene di soddisfazioni, ho vinto anche molte gare qui in ambito regionale, diciamo vari trofei, vari campionati, e quindi direi un bilancio molto positivo per me questi ultimi anni. L'anno prossimo passerò a KTM, già in questi mesi è iniziata la mia nuova avventura, parteciperò ancora al campionato italiano e all'internazionale d'Italia e magari qualche gara anche di campionato europeo o mondiale, vedremo poi in base a come andranno le gare, pianificheremo poi le successive in base ai risultati, in base un po' anche al budget del team. Ma non è solamente guida la tua, l'impegno nelle due ruote, ma è anche molto più importante. Sì, faccio molte altre cose, tutte in ambito nel settore delle moto, del motocross. Sono tester ormai da diversi anni della rivista Motocross. Lavoro anche a MotoTV come opinionista, come commentatore. E inoltre, essendomi laureato in scienze motorie ormai 3 anni fa, seguo la preparazione atletica di diversi piloti. Li seguo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico in moto. Quindi direi che ho delle settimane piuttosto impegnate ultimamente. Bene, grazie per essere stato qui con noi e buona festa per questa sera. Grazie a voi, ci rivediamo alla prossima. Ciao. Grazie Matteo Aperio e buon proseguimento della festa, grazie per essere stato qui con noi. Ti lascio Silvia. Che sa andare forte, viene da molte esperienze, anche se è giovanissimo. Io lo chiamerei il bello della velocità, non inteso il bello della velocità, proprio il bello della velocità. Vediamo dov'è. Fabrizio, dov'è Fabrizio? Fabrizio Perotti. Pilota simpaticissimo, molti anni che lo vediamo correre. Allora, categoria Super Stock 1000, pilota ufficiale, lo possiamo dire, BMW.
europeo Triumph Parking nel 2010 Series e terzo italiano Superstock. Allora, raccontaci un po' questa stagione 2011. Prima cosa voglio dire che Luca Conforti è il bello vero della velocità, quindi non io. Una buona stagione, terzo posto all'italiano, è qualcosa di importante, ci speravo di poter lottare per il titolo e così è andata fino alla fine. L'unica cosa contro Ducati era un po' dura quest'anno, però è andata abbastanza bene. Fabrizio, ti abbiamo visto quest'inverno a cercare una guida, l'hai trovata, la BMW, come va questa moto? Sì, la moto è competitiva, come abbiamo visto anche nella Coppa del Mondo Superstock 1000. Diciamo che abbiamo dei problemi di trazione perché il motore c'è, però è difficile mettere i cavalli a terra e ci dobbiamo lavorare anche per l'anno prossimo. Bene, grazie Fabrizio, però ti devo correggere, Luca Conforti non è il bello della velocità ma è il bravo della velocità. È uno dei piloti che scalpitano di più nel vivaio bresciano, è Marcello Brignoli, che quest'anno si è voluto dedicare al trofeo Yamaha, un trofeo estremamente competitivo. Marcello, una grande esperienza comunque, nonostante la tua giovane età, com'è andata quest'anno? È andata a inizio anno malino perché mi facevo sempre male con la moto da cross in allenamento. Poi dopo metà anno ho cominciato a dedicarmi molto di più all'allenamento, a crederci di più e i risultati verso le ultime gare si sono visti. Un trofeo molto competitivo, tutti quanti lì con il coltello in mezzo ai denti, quanta battaglia c'è stata? Tantissime, infatti quest'inverno dovrò lavorare sull'aggressività perché il passo c'è ma ho un po' di timore nei sorpassi. Molto competitivo il trofeo Yamaha, è uno dei più difficili in Italia, anche se si vedono i tempi in prova, un decimo può fare la differenza di anche tre posizioni, quindi si è sempre molto concentrati su ogni minimo dettaglio, ecco. Bene, grazie di essere venuto qui alla Motor GV Day e bocca al lupo per la prossima stagione. Crepi lupo, ciao a tutti. Ed è uno dei piloti più affezionati qui alla Moto Market, Visenzi, Paolo Cristini, pilota che corre nel trofeo Motestate, un pilota che sicuramente ha dato grandi soddisfazioni e ancora ce ne dovrà dare. Paolo, quest'anno com'è andata? Sì, è stata una stagione comunque positiva, abbiamo partecipato anche al campionato italiano velocità, due gare al Mugello, mi sono divertito tantissimo e purtroppo la stagione non siamo riusciti a finirla bene, però dai, ripeto, è stata una stagione positiva, tanta esperienza e stiamo pensando all'anno prossimo. Già qualcosa per l'anno prossimo da raccontarci? Ma adesso a gennaio parliamo con tutti i nostri sponsor, e vediamo cosa vogliono far loro e poi comunque ci troveremo sui campi gara sicuramente. Quale moto? BMW. Incredibile, come va questa BMW? È una moto incredibile, veramente un potenziale enorme, e la moto è velocissima, anche quest'anno siamo andati veramente forte e siamo ottimisti per l'anno prossimo. Da Luca Pedersoli, pilota bresciano della Superbike ma anche grande istruttore. Luca, un flash su questa stagione, di nuovo in sella ma anche sulla tua attività. Sì, diciamo che praticamente sono ritornato al CIV Superbike dopo 3-4 anni che ero fermo. È stato un campionato, sinceramente pensavo di andare un po' più forte. Come tempi non sono andato male, però alla fine i risultati non sono stati il massimo. È anche vero che il team che mi sono creato me lo sono creato a marzo, quindi siamo andati così a correre di punto in bianco, non conoscevo neanche i meccanici né niente. Adesso invece per il 2012, già da gennaio saremo in Spagna, faremo un mesetto di test come si deve. Io credo che nel 2012 mi porto a casa delle belle soddisfazioni. E noi glielo auguriamo, Luca Pedersoli, ma parlaci invece della tua attività di istruttore. Beh, lì ormai siamo da 7 anni all'autodromo di Franciacorta, abbiamo questa partnership con l'autodromo appunto. Siamo molto contenti perché veramente di motociclisti ne sono passati tanti, tanti, tanti. Facciamo corsi di ogni genere, corsi di guida sicura, guida sportiva in pista. Tutto bene direi. Grazie a Luca Pedersoli e in bocca al lupo per la tua attività. C'è un pensiero anche per te, Luca. Grazie. Andiamo invece con il nostro pilota di punta nella Superbike, quest'anno ci ha fatto vedere anche delle belle vittorie, ed è Luca Conforti. Sicuramente bravo, bello, bisogna chiederlo a sua moglie.
Allora, Luca, ma è stata una stagione un po' ad alti e bassi, ho corso per una squadra di altissimo livello e ho corso con pneumatici Michelin, gomme che veramente mi hanno dato grandi soddisfazioni in condizioni di temperature elevate, quindi durante l'estate ho anche vinto una gara, insomma siamo andati bene, ma in alcune gare all'inizio e soprattutto l'ultima di campionato abbiamo sofferto un po' questo, diciamo, gap rispetto alle Pirelli, però comunque siamo stati protagonisti, anche lì sono stato sempre vicino a raggiungere il titolo e purtroppo nemmeno questa volta ce l'ho fatta, però non demordo e ci riproverò anche l'anno prossimo. Quindi Luca Conforti di nuovamente in Superbike per il prossimo anno, e possiamo dire con quale moto correrai sulla squadra magari prematuro? Sì, continuerò sempre nello stesso campionato, dovrei restare in Ducati, però ancora non c'è nulla di ufficiale, ci sto lavorando su questa cosa, ma insomma siamo addirittura d'arrivo con la squadra e insomma penso nel giro di una settimana o due di poter annunciare, ecco, il team, però insomma il mio obiettivo è continuare e cercare di riprovare, insomma, a vincere questo titolo sempre in sella alla Ducati, che è una moto che con la quale mi trovo veramente bene, insomma speriamo bene, dai. Allora, grazie Luca Conforti, c'è anche per te un pensiero. È stato campione italiano e ora invece è passato dall'altra parte del buretto, come dice lui. Vediamo se c'è, ed è Cristiano Migliorati. Cristiano Migliorati. Ciao Cristiano, le interviste che ti ho fatto non le contiamo più, ne ho fatte tantissime. Ti ho visto correre della 500 contro i più grandi del motociclismo, ti ho visto correre della Supersport, ti ho visto correre un po' davvero della 250. Allora, l'anno scorso la tua ultima stagione, ancora una volta all'attacco. E tra i piloti bresciani come non ricordare Cristiano Migliorati, un pilota che ha corso veramente in quasi tutte le categorie della velocità, che è stato campione italiano della Supersport e che ha corso fino allo scorso anno con grandi risultati, ma che quest'anno ha un compito ancora più importante, la federazione lo ha chiamato a un gravoso compito. Allora Cristiano, un flash proprio, vuoi ricordarci le categorie in cui hai corso l'anno scorso, quando ti sei poi ritirato, e cosa fai da quest'anno? Ma guarda Franco, allora è difficile riassumere tutto così in breve tempo, però fondamentalmente dopo tanti anni di carriera ho fatto questa scelta di passare di là dal muretto, come quando un calciatore sceglie di diventare un allenatore. Qui è successa la stessa cosa per me. Dopo che sono stato negli ultimi 8 anni bandiera Kawasaki nei campionati super sport italiano e mondiale, ho avuto questa proposta interessante di federazione e quindi adesso, diciamo, essendo tecnico federale, mi occupo così di seguire dei giovani interessanti che sono supportati dalla federazione nel loro cammino, nel loro percorso di crescita. La nostra è un po' una linea verde, un progetto interessante dove hanno cercato, insomma, i vertici della federazione di coinvolgere anche noi ex piloti come figure federali da, diciamo, affiancare ai piloti che sicuramente in giro per l'Europa, in giro per il mondo, per alcuni hanno bisogno in certi momenti dell'aiuto di qualcuno che ha un po' più di esperienza di loro. Questa sarà l'esperienza che trasmetterà ai giovani, sono sicuro che questi giovani sono in gran buone mani. Grazie Cristiano e grazie per tutto quello che ci hai dato in tantissimi anni di carriera. Allora, dalla strada alla pista, il passo qual è? Come, difficile o no? Dalla pista sicuramente, la pista è completamente diversa, è molto più sicura della strada. Quindi l'invito? L'invito è chi va in strada di approcciare e provare dalla pista, che vi divertite anche di più, rischiate di meno. Hermes Bettini non è giovanissimo, si è portato il titolo da casa. Allora, primo classificato al trofeo Dunlop Cup, categoria neolicenziati. Cosa vuol dire? Che tu a 42 anni hai iniziato a correre? 41. 41 l'anno scorso. Ecco, e nel 2011 quindi trofeo Motorex, categoria neolicenziati, team come? Allora, com'è che si decide di iniziare a correre a 40 anni? Non è una cosa facile, eh? È colpa di mia moglie. Allora, mi lanci l'assist, è colpa di tua moglie, o ti voleva buttare fuori di casa e vabbè,
o altrimenti è talmente lei appassionata che ha superato la tua passione. Esatto, è venuto a vedermi una volta a girare prove libere e fa: perché non proviamo a correre? Abbiamo provato. Ma scusa, correte in due, lei si siede dietro oppure ti tiene i tempi? No, lei mi tiene i tempi, ombrellina e... Ma è un grandissimo onore avere qui con noi come ospite la squadra dei Shining Basket con Ario Costa. Piacere Ario, e chi non se lo ricorda ai tempi del grande basket. Ario, veramente io sono un tuo tifoso, un fan, sono uno spettatore, è un grande piacere di averti qui, è stato un fuori programma, ma innanzitutto complimenti per la vostra avventura, per la squadra di quest'anno. Io vi ho visti in campo al palazzetto, una grande squadra. Cosa ci racconti? Cosa ci racconti questa stagione 2011? Anche per me è una piacevolissima sorpresa. Cosa ti racconti? Innanzitutto complimenti per questa bellissima moto. Noi un po' tutti, credo, almeno dall'allenatore al sottoscritto, siamo appassionati di moto, seguiamo questo mondo che comunque è sempre molto affascinante. Basket Brescia è tornato, vogliamo divertirci, vogliamo crescere e costruire qualcosa che rimanga nel tempo, perché Brescia credo che abbia bisogno di sport e di squadre vincenti. Allora, vediamo se il microfono mi supporta. Allora, complimenti innanzitutto per questo fuori programma, per questa grandissima sorpresa, ma li vogliamo presentare questi piccolini? Beh, direi di sì. Iniziamo dal capitano, Massimo Arezzano. Grazie, Arezzano! Massimo Paglioli. Paglioli! Mario Gersetti. Rodolfo Lombardoni, direi, grande campione. La lampadina con furore, prego. Marco Busciati, il nostro bresciano Andrea Scanzi, un altro bresciano Vinati Giacomo. Ora passiamo agli americani, Thompson, grande. David Busma, grande. Allora, ragazzi, complimenti, noi siamo tutti con voi, siamo sugli spalti del palazzetto per fare il tifo per voi, e volentieri. Allora, una bella avventura quest'anno, gli obiettivi sono ambiziosi. Gli obiettivi sono ambiziosi, abbiamo riportato il basket dopo 19 anni, quindi direi che per Brescia è una grandissima soddisfazione. Rivedere poi Ario Costa, che da giocatore si è arrivato, direi, in questa città per far ripartire questa grande iniziativa e questo grande progetto, per noi è una grande soddisfazione. In bocca al lupo a tutti, ma in bocca al lupo anche a voi, che veramente quello che fate è una cosa, direi, importantissima, e per lo sport in generale è veramente grande. Grazie, grazie alla squadra, ma un piccolo siparietto, io penso che il campione del mondo vi voglio salutare. Stefan, please, come here. This is Brescia Basket Team. Stefan Brader, World Champion Moto 2. E Lucio Cecchinello, Team Manager. Io Lucio lo metterei assieme ad Ario, fanno una bella coppia, Fanno una bella coppia veramente. Ma che bel connubio basket e sport, penso motociclismo e basket. Vincenzo, vieni qua. Io tra gli ex piloti devo chiamare anche Vincenzo Visenzi, che è stato campione italiano di motocross e poi ha dovuto smettere il vestito di pilota per andare a lavorare nell'azienda di famiglia. Vincenzo, ma sei stato tu a organizzare questa sorpresa? No, a dire la verità è stato mio figlio Umberto, che praticamente conosce e va a tifare per loro tutte le domeniche. Sono andato anche un paio di volte. Bene, grazie, complimenti, e possiamo accomodarci e bere qualcosa. Grazie ragazzi, e grazie ai piloti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato.